Sono Piero Pedrocco, coordino la Commissione Territorio, siamo in 18. I temi che trattiamo sono quelli tipici dell'urbanistica e del territorio inteso in senso ampio. Siamo partiti da una considerazione del governo delle acque nel nord-est italiano, ma ci stiamo occupando anche per il ridisegno formale delle città del territorio visto dal punto di vista dei trasporti. E sempre con l'ottica di ridisegno urbano. Perché ridisegno urbano? Perché le nostre città sono arrivate a un punto in cui dovranno necessariamente nel prossimo secolo modificarsi moltissimo. I centri storici sono dei buchi periferici, stanno diventando sempre più abbandonati perché le funzioni si stanno spostando altrove. E di conseguenza sarà da ripensare l'intero modello che ci è stato dato in forma anglosassone dopo la Seconda Guerra Mondiale e dovrà essere ripensato molto all'italiana. Noi stiamo muovendoci per pensare a più livelli, sia alla legge regionale urbanistica che è stata promanata da poco e la stiamo discutendo per le osservazioni, sia però dal punto di vista formale per la forma futura degli insediamenti. È necessario anche spostarsi sull'utopia per poter immaginare la forma futura degli insediamenti. Diciamo città a grappolo in cui i quartieri non sono più periferia o suburbio. Queste città a grappolo sostanzialmente noi immaginiamo di legarle col Transit Oriented Development, che si tratta dei trasporti orientati allo sviluppo e sono quartieri identitari, fortemente identitari, quindi che dovrebbero ricompattare le città, ridar forma alle città, portando la dispersione dell'edilizia novecentesca nuovamente verso i centri abitati. Per fare questo abbiamo in itinere alcune, oltre che riunioni della Commissione, anche discussioni portate all'esterno attraverso libri.